Buonasera a tutti gli aretini che sono con noi questo pomeriggio alle 18:30 puntuali per la 61esima edizione della conferenza stampa con la quale l'amministrazione comunale vi tiene informati circa le evidenze epidemiologiche di questo coronavirus e vi mette a conoscenza di quali azioni sta intraprendendo per migliorare la situazione un po' di tutti. E comunque, visto che ne porto la responsabilità, vi indirizza anche a comportamenti talvolta diversi da quelli che molti di voi assumono. Io spero che mi stiate ascoltando perché ho visto passare i disegni dei bambini senza musica e quindi spero che l'audio perlomeno. Ok, mi dicono che va bene, quindi mi si sente, posso smettere di perdere tempo e di dirvi le cose in realtà più importanti. Allora, le cose più importanti, come sempre, poi dopo facciamo i commenti anche su un altro campo, sono i numeri. I numeri che ci pervengono dall'azienda sanitaria che ci dicono i positivi di giornata. Bene, oggi rispetto ai due positivi, anomali di ieri che non erano del nostro territorio, ma che io comunque ho messo nel conto perché me li hanno segnalati, ma vi ho spiegato che non sono due contagi di Arezzo, ma vanno nel numero, oggi abbiamo un contagio in più nella città di Arezzo. Facciamoci un commento, è un operatore sanitario che lavora al San Donato. Quindi ha contratto il virus in un ambiente nel quale purtroppo è facile contrarlo. Sapete che il San Donato è diventato ormai da tempo un ospedale che è dedicato non esclusivamente, ma è dedicato alla cura dei pazienti ammalati di Covid-19. E evidentemente ci si espone a rischio a entrare al San Donato, non genericamente perché i controlli vengono effettuati all'ingresso sulla temperatura corporea, vengono fatte lavare le mani, si verifica che ciascuno abbia la mascherina, però è evidente che gli operatori che poi sono a contatto con i malati che sono in terapia intensiva e che sono in malattie infettive, un rischio ce l'hanno. E purtroppo questa persona, che peraltro è in isolamento domiciliare, ha beccato il contagio in ospedale. Questo cosa significa, cari amici aretini? Significa che da noi ancora oggi il rischio contagio è presente, non siamo ancora indenni. Io vedo i dati tutti i giorni. Siena sono molti giorni che in tutta la provincia non presenta contagi. Noi ne presentiamo oggi uno in città, per dire quattro in provincia. Ho visto che nella provincia di Grosseto ce ne sono tre, quindi ancora nella nostra area vasta Toscana Sud questo contagio è in circolazione. Dobbiamo tenerne conto nelle nostre azioni e poi faremo un commento mentre vedremo durante la visione della ripresa dal drone dall'alto della nostra città quest'oggi, domenica. Diciamo subito i numeri di riferimento finali. La provincia con i quattro contagiati in più passa dai 611 contagi di ieri ai 615 di oggi. La città di Arezzo passa dagli 88 di ieri, più uno che abbiamo detto essere il contagio in più di domenica 10, a 89. I quarantenati aretini della città di Arezzo erano e rimangono 165, in quanto non ci sono né contagiati né, diciamo, contagi in più né contagi in meno, né quarantenati in più né quarantenati in meno. I 165 sono 157 adulti e ancora 8 minori. Questi numeri che ora confronteremo anche con quelli nazionali, al di là di dirci che c'è ancora una presenza del virus in città, ci dovrebbero far riflettere sul fatto che per quello che riguarda la fase 2 dentro la quale ci troviamo, noi sappiamo che è stato possibile far riaprire numerose aziende, far riaprire molte attività per cercare di salvare il salvabile dal punto di vista della tenuta economica della nostra collettività. Chi in questo momento la sta mettendo un po' a rischio? E ora io mi rendo conto che la mia posizione è abbastanza difficile, perché io da un lato sarei portato a gioire del fatto che si può andare fuori in queste belle giornate e si può fare attività fisica all'esterno. Purtroppo io questa mattina ho fatto un giro sia a piedi sia in auto in città e ho visto molta, molta, molta gente in giro. Ora il rischio è che noi ci si scordi che siamo ancora in un periodo in cui bisogna stare riguardati, usiamo questo termine. Quindi,
La difficoltà è quella di trovare la giusta misura per farvi capire che non si può, non è bomba liberi tutti, che si può e si deve ricominciare le attività lavorative, economiche, produttive, perché sennò questa città rischia veramente di dare, come si dice adesso, un tonfo, però mantenendo sempre attenta la propria concentrazione sul fatto che bisogna rimanere separati dagli altri. Ora, io credo e spero che le molte persone che ho visto insieme appartenessero allo stesso nucleo familiare, perché sappiamo che nello stesso nucleo familiare si può rimanere vicini tanto lo si è anche a casa, quindi poco senso avrebbe rimanere distanziati quando siamo fuori a camminare, a fare due passi. Però poi, specialmente per quello che riguarda i bambini, io ve lo devo dire, ho visto molti gruppi di bambini insieme a giocare. Allora, questo io lo capisco e col cuore sono con quei genitori che glielo vogliono consentire, ma in realtà li mettono a rischio perché ancora non siamo certi che questa maledetta pandemia sia stata debellata completamente nella nostra città. Quindi vi invito fortemente, con grande attenzione, a mantenere quelle cautele che abbiamo, diciamo, mantenuto fino ad oggi. Se è possibile andare fuori a fare una girata, bene, è possibile, facciamolo, ma abbiamo la cura di mantenere sempre questa benedetta mascherina e sempre la distanza sociale, oltre che quando siamo fuori è molto più difficile. Ma se ci portiamo in tasca una di quelle piccole confezioni di sanificante, ci possiamo anche, diciamo, sanificare le mani almeno ogni tanto, specie se abbiamo toccato oggetti vari nella nostra passeggiata. Finisco con la ramanzina, non ve la faccio più in seguito, magari quando vedremo il film della la ripresa della Polizia Municipale, qualche altro commento ci scapperà. Veniamo ai dati oggi nazionali. Io non ho quelli regionali, non sono stati ancora pubblicati. Quelli nazionali sono i seguenti: i positivi a livello nazionale sono scesi di 1.168 unità, quindi c'è un'ulteriore diminuzione anche rispetto a ieri. La diminuzione percentuale è di meno 1,4. I positivi netti oggi in Italia sono 83.324. Vi ricordo che siamo arrivati abbondantemente sopra le 100.000 unità. I deceduti, gli italiani che non ce l'hanno fatta, purtroppo sono ancora tanti, sono 165 in più rispetto a ieri, il che porta il numero a 30.560 italiani che purtroppo ci hanno lasciato per colpa del coronavirus. L'incremento è ancora, diciamo, modesto, è purtroppo però ancora presente, ancora positivo, è dello 0,5%. I guariti oggi sono 2.155 in più rispetto a ieri, il che porta il pattuglione dei guariti a 105.186 e quindi il numero totale di casi italiani dall'inizio della pandemia oggi raggiunge la cifra strabiliante di 219.070 contagiati, casi totali. L'incremento rispetto a ieri è di 802. Questi dati ci devono far riflettere, perché se è vero come è vero che una delle nostre attività produttive più interessanti legata al turismo e alla, tra virgolette, commercializzazione dei nostri tesori d'arte, quelli che conserviamo nella nostra città, ci porta a pensare che potremo ripartire con un turismo prevalentemente nazionale, perlomeno nei primi mesi. Io mi auguro che tra luglio e agosto si comincino a rivedere un po' di turisti italiani al giro per la nostra città, specialmente se riusciremo a mantenere a zero i nostri contagi e potremo dirlo, potremo dire ai nostri ospiti: guardate che Arezzo è una città pulita, è una città che non ha contagi. Bene, se questo potrà avvenire, dovremo avere molte cautele nei confronti di coloro che verranno da fuori Arezzo, se sarà possibile farlo, perché ancora in Italia il virus circola con una virulenza che è ancora molto elevata, soprattutto in quelle regioni che hanno avuto i focolai più importanti e più devastanti. Bene, detto questo, circa i contagi, non vi ho detto, ma perché il numero non è significativo, non abbiamo guariti oggi in città di Arezzo, ne abbiamo 5 nella provincia di Arezzo. Finita la fredda esposizione dei dati, mi preme ora introdurre il nostro ospite. Il nostro ospite, che è una persona un po' speciale, lui è un aretino che ha una grande tradizione familiare nell'ambito nel suo curriculum c'è scritto imprenditore teatrale. In realtà, io li chiamo nel mio background è impresario teatrale. Mi riferisco ad Alessandro Fioroni, aretino purosangue che ha un passato e un presente importante nella direzione artistica di un importantissimo teatro
romano, che è il Globe di Roma, che fa la prosecuzione storica a Roma di quello che era il Globe Shakespeareano, che è tuttora il Globe Shakespeareano a Londra. Lui è una persona che di teatro ne sa sicuramente più di tanti altri, e Aretino mi ha detto che ha passato quasi tutta la sua convalescenza, o comunque non convalescenza, la sua quarantena qui ad Arezzo. Mi fa piacere vederlo però in gran forma, anche se molto alleggerito dal punto di vista tricologico, però lo vedo in forma, lo vedo bene, ti saluto Alessandro, ciao. Io la Ciao Alessandro, buonasera a te e a tutti quelli che sono in ascolto. un commento su questa vicenda di questi 2 mesi di chiusura. Tu mi hai detto sei stato a casa correttamente, quindi però hai potuto anche lavorare. Che cosa è avvenuto in questi 2 mesi? Come l'hai passata questa chiusura, per uno come te che è abituato a stare in mezzo alla gente, che è abituato a stare in mezzo alle compagnie, a organizzare? Tutti sappiamo quanto è bella la vita del teatro e te ne sei dovuto astenere per 2 mesi. Quindi com'è andata fino ad oggi? Ma guarda, è andata meglio di quanto potessi pensare. Come ti dicevo prima, quando abbiamo scambiato due parole, io l'ultimo lavoro che ho fatto insieme a Proietti, con il quale collaboro da oltre 22 anni, abbiamo finito di girare un film proprio il 7 di febbraio, per cui proprio al limite, limite, limite della chiusura, del lockdown. È finito il film, ho detto a mia moglie: ma perché non ce ne andiamo una settimana, 10 giorni ad Arezzo? Perché erano veramente dei mesi che non venivo a casa. E quei 7-10 giorni sono diventati ormai 2 mesi abbondanti. E devo dirti che sono alla fine contento di averla trascorsa qui a casa questa quarantena, perché chiaramente è stato più comodo. Ho lavorato, non ho mai smesso, perché purtroppo non c'è il contatto fisico, che per noi è abbastanza fondamentale. Il teatro è fatto di contatto. A me viene da sorridere quando sento parlare di Netflix, della cultura o cose di questo tipo. Devo dire solamente chi non ha una dimestichezza con la materia. Il teatro è fatto di scambio, il teatro è fatto da pubblico e attori. Non si può fare teatro senza attori, ma non si può fare teatro neanche senza pubblico. Questo è un assioma scientifico al quale non si può derogare. Tutto il resto sono palliativi. Noi infatti, ad esempio, come Globe, al momento abbiamo deciso di non mettere i nostri spettacoli in streaming, e probabilmente lo faremo forse quando sapremo che potremo ricominciare, perché riteniamo appunto che sia un'antitesi. Non è possibile fare teatro e spettacolo in generale senza pubblico, se no ha un'altra definizione, si chiama televisione, si chiama cinema, si chiama fiction, ma non teatro. Il teatro è imprescindibile dal pubblico. Per cui il tempo è trascorso cercando di capire come poter ripartire. E qui sorge l'altro problema fondamentale, che nessuno ti dice cosa devi fare per ripartire. Noi stiamo lavorando sulla nostra iniziativa, stiamo facendo dei protocolli, stiamo studiando delle ipotesi di riapertura, però ci mancano le informazioni. Ci mancano le nozioni di base, perché il distanziamento siamo in grado di attuarlo. Io leggevo l'altro giorno un verbale della commissione in cui si dice genericamente: teatri al chiuso 200 persone, teatri all'aperto 1000 persone. Ma è chiaro che, tanto per parlare della nostra città, il Petrarca di Arezzo, che ha circa 600 posti, e l'Arcimboldi di Milano, che ne ha oltre 2000, non possono essere considerati allo stesso modo. Come l'Arena di Verona o l'Anfiteatro ad Arezzo non possono essere considerati allo stesso modo. Certo. Qui servono delle informazioni precise. Poi lasciate lavorare gli operatori, quelli che lo fanno di mestiere. Voi date, intendo voi come preposti a fare questo, voi date le indicazioni, lasciate a noi
l'obbligo, il dovere di metterle in atto. Parlando della nostra città, a me piacerebbe molto che un giorno ci fosse una collaborazione fra il teatro con cui io collaboro, del quale sono l'organizzatore generale, cioè il Globe di Roma, diretto da Proietti, con Arezzo. A suo tempo ho preparato anche un progetto da sottoporre, perché mi piacerebbe fare una sorta di gemellaggio sfruttando uno dei posti più belli che c'è in Italia, che abbiamo ad Arezzo, che è l'anfiteatro, che si presterebbe in maniera straordinaria per fare delle rappresentazioni di testi shakespeariani o di cose di questo tipo, partendo anche da cose piccole, partendo anche non necessariamente da spettacoli enormi. Noi considera che in 17 anni di attività abbiamo prodotto 20 titoli shakespeariani. Però ti prego, chiedimi qualcosa, perché se no mi dicono tutti che io sono No, uno che non si ferma mai quando chiacchiera. volevo dire che io ho qualche sostanziale, diciamo, presa di distanze dall'uso del mezzo televisivo per trasmettere il teatro. È vero, nel teatro c'è troppa relazione diretta tra chi recita e chi non è che ascolta e basta, perché in realtà diventa parte dello spettacolo, non c'è alcun dubbio. Devo dire che in questo la musica, e in particolare la musica classica, è molto diversa, perché in realtà assistere a un concerto, al di là dello charme di assistere a un concerto in diretta, ma il poterlo godere con un buon impianto di amplificazione, in una bella televisione grande e con una regia di ripresa dell'evento concerto ben fatta, ti dà emozioni paragonabili, perché alla fine chi ascolta un concerto è oggettivamente fuori dalla scena e ascolta, non passivamente, ma ascolta. Cosa molto diversa al teatro, quindi sono perfettamente d'accordo con te. Però devo anche dire che questa mancanza di regole, io un pochino ci ho pensato, ma non a come farle perché non è il mio mestiere, però abbiamo una direzione generale, una direzione centrale del Ministero dei Beni Culturali che si chiama Spettacolo dal Vivo, che dovrebbe essere in grado di stabilire dei protocolli e per la musica e per il teatro e per altri spettacoli dal vivo, in modo da dare la possibilità alle compagnie, alle compagnie anche diciamo, del teatro e a coloro che producono musica di potersi esibire nuovamente, perché il problema pubblico, ce lo siamo detti più volte, lo si domina in un modo o nell'altro. Il vero problema è quello che avviene sul palcoscenico e questo è riferito sia a chi fa musica sia a chi fa teatro. Quindi il nostro futuro, Alessandro, è sicuramente, diciamo, come dire, condizionato da quello che qualcuno dovrà comunque codificare, perché io non posso pensare che finché non si è trovato il vaccino non si fa uno spettacolo a teatro, non si fa un concerto, non si fa una manifestazione dove c'è pubblico e ci sono delle persone che fanno una performance, perché sarebbe la morte della nostra cultura teatrale, musicale o altro. E come sempre dico, non dobbiamo nemmeno mai inventarci l'acqua calda. Andiamo a vedere cosa hanno fatto in Francia, cosa hanno fatto nel Regno Unito, quello che hanno fatto in Germania. Quindi si può mettere a comune un'esperienza, io credo. Al di là delle caratteristiche diverse dal punto di vista epidemiologico di quello che è avvenuto in Italia, in Francia e in Germania, ma alla fine poi i temi sono gli stessi. Quindi nel chiederti infine come tu vedi il futuro del tuo mestiere, del tuo lavoro, ma non soltanto per quello che riguarda il Globe, ma per quello che riguarda in genere il teatro, anche tenendo conto del fatto che il teatro ha avuto un picco di difficoltà alcuni anni fa, da cui è riuscito alla fine, perché io vedo che le compagnie nuovamente producono, noi siamo stati in grado di fare cartelloni teatrali negli ultimi anni che alla fine hanno riempito il Petrarca ogni anno con un sacco di abbonati, un sacco di persone che hanno comprato il biglietto. Non vorrei che tutto questo rifinisse alle ortiche un'altra volta e si ritornasse alla crisi generalizzata del teatro, perché sarebbe davvero un dramma, anche perché abbiamo delle eccellenze nel nostro teatro italiano, e tu lo sai bene. Ma guarda, io sono fondamentalmente ottimista, ottimista perché credo molto nella funzione del teatro. Te sai benissimo che quando ci sono state sempre delle calamità naturali, ad esempio
Io mi ricordo che quando ci fu il terremoto nel Friuli, le prime cose che furono ricostruite furono il comune, la chiesa e i teatri, perché il teatro è un luogo imprescindibile per la cultura e la formazione. Credo che dobbiamo avvicinare la scuola al teatro e non buttare alle ortiche tutto quello che è stato fatto di buono negli ultimi anni. Ripeto, dateci le regole. Io ho parlato 3 giorni fa, 4 giorni fa con il direttore generale dello spettacolo dal vivo a cui tu facevi riferimento e queste regole ancora non ci sono, non le abbiamo. E è solo uscito, dicevo, questa circolare dove si parla ipoteticamente di riaprire i teatri da giugno. Però non vorrei che si arrivasse alla sera prima che ci dicono come è successo in alcuni casi, da domani apriamo, perché chiaramente c'è Da domani bisogno. appunto. Da domani aprite, certo, quello va da sé. Però Ci auguriamo tutti. servono regole certe per la sicurezza di tutti, perché siamo noi i primi a voler agire in sicurezza, perché siamo noi i primi a stare lì sul pezzo, come si suol dire. Per cui dateci gli strumenti, poi ci pensiamo noi. Noi faremo le nostre pressioni. Alessandro, io ti ringrazio per questa tua presenza. Ci fa piacere che tu ci abbia dato questo messaggio di positività. Anche tu, come me, sei uno che vede il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto. E questo è. Sempre, Dobbiamo farlo, ma che scherziamo davvero? Io dico sempre che in questa esperienza dobbiamo cogliere il meglio e allora avremo vinto noi e non il virus. assolutamente d'accordo e damogli giù come si dice a Roma, ormai ho imparato un pochino di romano, l'ho dovuto imparare. Bene, grazie, tanti auguri Alessandro. Grazie a te, a presto. Ciao. Bene, andiamo velocemente alla visione del filmato del drone e intanto vi do i numeri della Polizia Municipale di oggi, che ha controllato 50 persone che a loro volta hanno prodotto 47 autocertificazioni, ha elevato due sanzioni per contravvenzione al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A oggi queste sanzioni raggiungono il numero di 248 che, rapportate al totale dei controlli, producono un 4,6% di percentuale di infrazioni. Il drone, lo vedete, ha volato sopra Piazza Guido Monaco, sulla zona della stazione, sopra il Prato, sopra il Parco di Villa Severi, Campo di Marte e il Pionta. Sono state controllate delle gelaterie per smazzare la gente che si assembrava intorno ai banchi per acquistare il gelato. Ho capito che è caldo, ho capito che fa tutto piacere mangiare un gelato, ma dobbiamo stare lontani, ricordatevelo sempre. Sono state controllate anche parchi e aree verdi e numerosi esercizi commerciali. Ieri sera, mi riferiscono le pattuglie che erano in giro, non ci sono stati assembramenti, quindi il sabato sera è passato bene, senza che ci fossero, diciamo, motivi di dover intervenire su eccessiva presenza di persone nella nostra città. E io spero che questa buona abitudine del sabato sera rimanga ancora, perché vi ricordo che siamo ancora in una zona temporale in cui occorre preoccuparsi di non diffondere il contagio o di non assumerlo su noi stessi. Nel frattempo mi hanno portato i numeri della Regione Toscana. Regione Toscana oggi ha 9.774 casi, più 29 rispetto a ieri. Quindi con questo io credo che il livello di notizia. Ah, il totale dei guariti oggi in Toscana è 4.685, più 7,5% rispetto a ieri. Direi che la regione toscana sta procedendo bene, così come sta procedendo bene la nostra città. E quindi l'augurio e l'auspicio che io faccio a tutti quanti è di riuscire a mantenere basso il contagio in modo da consentire di tenere aperti quei rubinetti che il Presidente del Consiglio ha aperto. E addirittura attendere che tra il 18 e il primo di giugno, il 18 maggio e il primo di giugno, se ne aprano degli altri. Ci sono altre attività che sono pronte a essere nuovamente praticate, questo per consentirci di riprendere le attività economiche in una città che ha bisogno di lavoro, oltretutto è una città laboriosa, ed è sempre stata, e quindi l'augurio è di mantenere basso il livello di contagio. Io ho finito, abbiamo 5 minuti, credo, più o meno di tempo per poter passare alle domande dei giornalisti. Sentiamo Barbara Bianconi,
se ci sono domande da parte dei nostri. Abbiamo tempo, ma non ci sono domande. Non sono arrivate domande dai colleghi. Commento un momento alcune richieste che mi sono pervenute da cittadini con la posta elettronica. Devo dire che molti mi sollecitano a prendere posizione nei confronti di chi viaggia senza mascherina, o perché sono incrociati, diciamo, si incontrano per strada, o perché dalle finestre di casa alcuni cittadini mi segnalano di vedere in giro gente senza mascherina. Ora, quella della mascherina, carissimi amici aretini, è un tema che più di ogni altro, a mio modo di vedere, va digerito. Un po' perché siamo ancora dentro alla fase 2, quindi non siamo completamente fuori, l'abbiamo già detto anche troppe volte, ma anche perché io vi devo mettere sull'avviso che questo uso di mascherina noi ce lo porteremo avanti ancora per lungo tempo. Non scordiamo e non pensiamo di farla franca con quest'estate. Molti commentatori, direi la quasi totalità, che hanno una esperienza e una diciamo autorevolezza in campo epidemiologico, prevedono tra ottobre e novembre la ripartenza dei contagi, con l'autunno, con il cattivo tempo, con l'abbassamento delle temperature, le difese immunitarie diminuiscono, il virus non è ancora completamente debellato, diventa molto più facile assumerlo. E quindi è prevedibile che tra ottobre e novembre, cito 2 mesi, ma perché li leggo dai commentatori, riparta la trasmissibilità forte del virus. Questo significa che noi sta benedetta mascherina non ce la possiamo scordare. Quindi tanto vale che cominciamo a fare l'abitudine da oggi, quando, diciamo, veniamo da un periodo in cui era tassativamente obbligatoria. Ora sapete che ci sono delle deroghe consentite, ma abituiamoci a portarla e a portarla bene. Qualcuno mi ha scritto, dice, ma non è un braccialetto, la gente la porta al polso. Certo, non è né un braccialetto né una collana, va portata davanti al naso e alla bocca. E vedo anche molte persone che magari mi fermano per strada e per salutarmi e per farmi delle domande, che moltissimi la portano solo sulla bocca, lasciando fuori il naso, perché è più facile respirare. Errore micidiale, perché è anche attraverso il naso che si assume il virus. Quindi la mascherina correttamente indossata deve coprire naso e bocca. E se poi, visto che il tempo è bello, vi mettete anche un paio di occhiali da sole, riducete ulteriormente la possibilità di queste goccioline microscopiche che voi non vedete, di saliva che però contengono questo virus, che vi possono aggredire anche gli occhi. A proposito di virus, chiudo con un commento estetico. Guardando i disegni dei nostri ragazzi, che ormai sono tantissimi, 466, ho notato che nei giorni, nelle settimane, c'è stata una progressione dei temi. All'inizio c'era molta attenzione andrà tutto bene, con l'arcobaleno, con le nuvole con l'arcobaleno, i bambini si divertivano a mettere colori che riguardavano il tempo e la loro attitudine positiva, come sempre quella dei bambini. Più recentemente io ho visto che si sono cimentati disegnare il virus. Hanno disegnato il virus che se ne va, l'Italia che gli dà un calcio e lo manda via, e il virus è sempre rappresentato come un bobino verde con tante zampine. Allora questo mi fa sorridere, perché io non so come è fatto il virus. Io dico sempre che questo bacchino maledetto che ci ha rovinato le giornate negli ultimi 2 mesi, però il fatto che i bambini lo rappresentino come un omino verde, quasi un marziano, e sognino il fatto che dall'Italia se ne vada nel cielo e se ne ritorni nello spazio, mi fa sorridere, ma dà una visione del mondo molto particolare. Noi siamo i buoni che viviamo nella nostra Italia, il virus è un cattivo e lo dobbiamo cacciare via. Siete fortissimi, ragazzi. Il vostro libro sarà fantastico. Faremo un catalogo degno di questo nome. Io ho parlato ancora una volta con Alessandro Fumagalli delle grafiche Badiali, che mi ha rinnovato la sua disponibilità a fare un catalogo. Speriamo di uscire presto da questo virus e state sicuri che se rimaniamo separati con le mascherine e le mani lavate spesso, di sicuro ce la faremo.